tu mettigli sopra. Beh, andiamo sopra sto autobus. Andrea, questo, c'è l'autobus, il furgone qua. Eccomi. Vai. Andrea, dove sei? Qua, Andrea. Macchina. Eccoli, muore. Vai, Andrea, vai, vai, Andrea. C'è la gente. Ragazzi, so. Sì, all'infinito. All'infinito, ragazzi. Una arrivava con il tornando. Sì, c'è gente. Voglio vedere che cosa succede. Sì, ci ammazzeranno molto probabilmente. Ma la gente con lo scar, raga. Che carini siamo. Guarda, guarda quello là in fondo. Guarda, raga, qua a sinistra c'è un valore. Guardate. Guardate questo qua, raga. Non mi vede. Ma che coglione. Ti prego, vabbè, ti metti all'inizio di un video, ti prego. Sì, 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 va, non ci caga nessuno. Ma va nel negozio, guarda. Ma guardate qua nel negozio, ma raga, va questo sul tetto che non ci vede. Ma io non ho parole. Ma quello sul tetto là in fondo, raga, ma cazzo, ma non vede tre cose che si muovono? Ma che... Ma non ci vedono. Ecco, ci ha visto, raga. Sì, adesso, sì, va, adesso, va, 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 va. Andre adesso. Se ne è schiappato. Promise grapes on my arrival bag. A cider, mic, a knife for writing with your cypher lag. Tripling bitches, hype them up, flushing pockets, the time with the fucking profit. Ehi, ragazzi, qua era Peggianomali. Questo oggi, ragazzi, siamo tornati con un nuovo fantastico video. Ragazzuoli, spero che la clip che ho messo come pre-video vi sia piaciuta, un po' divertente. Ci siamo messi in tre a ballare su un pulmino, con un furgoncino che c'era a Pinnacoli. E abbiamo atteso che ci killassero, ma ci è voluto un po' più del dovuto, diciamo. Comunque, raga, prima di iniziare con il video, mi raccomando, spaccate il tasto di mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e condividete questo video con tutti i vostri amici. Scrivetevi nei commenti se avete mai riscontrato un bug simile o comunque sia un bug relativo a Fortnite. Detto ciò, raga, cosa andremo a vedere nel video di oggi? Praticamente, raga, stavo facendo una partita abbastanza carina l'altro giorno, scendendo a Corso Commercio, quando poi ho notato una anomalia. Non so adesso se è un bug relativo al mio pad, quindi al mio controller, che è tipo tiltato, impazzito, non so come definire ciò, oppure è stato un bug di Fortnite, perché come ben sapete, ragazzi, non sempre i bug sembrano relativi al controller. Non so infatti se vi è mai capitato il bug che infatti non vi fa sparare con R2, oppure ad esempio non vi fa nemmeno picconare con R2. Che tipo, schiacciate l'R2 e sembra che non gli arriva il comando. Ecco, quello, raga, è un bug risolvibile semplicemente cliccando sul tasto option e tornando indietro. A quel punto, raga, vi si sarà sbuggato, quindi potrete sparare con l'R2, eccetera. Quindi, raga, come possiamo capire da questo esempio, Fortnite con i suoi bug può anche interferire con i controller, perché infatti in molti la prima cosa che pensano è: cavolo, mi si è rotto il tasto R2, e invece no, ragazzi, è un bug di Fortnite. Io ho riscontrato qualcosa di più o meno simile nel momento sbagliato e nel posto sbagliato. Andiamo insieme a vedere cosa mi è successo, raga. Mi raccomando, tanto tanto supporto. Io vi ringrazio tantissimo di come è andata l'ultima live. Molto probabilmente in questi giorni farò altre live. Questo è perché? Perché voglio raggiungere il livello 100 stagionale insieme a voi. E oltre a ciò voglio anche fare i tornei insieme a voi, raga. Perché ieri sera ho fatto il torneo con lo, appunto, giocatore singolo, e ho totalizzato 21 punti su 30. Raga, è buono, perché comunque è buono. Secondo me questo torneo è molto più facilitato rispetto agli altri, perché le ore sono diventate 5, i punti non sono 20 ma sono 30. Quindi buono, raga, dai, ci può stare come cosa. E niente, raga, andiamo insieme a vedere il gameplay. Ok, raga, come starete vedendo,
appunto ho salvato questa clip perché il gameplay, raga, il gameplay in sé, che voglio farvi vedere dal principio com'è andata la partita, per farvi anche notare, farvi vedere che stava andando tutto perfettamente. Cioè io, vedete, posso picconare tutto qua, ho preso in aria di questo tipo che è entrato tutto convinto in casa. Non ricapiterà mai più, molto probabilmente, un headshot così random. Però raga, la partita poi dopo un po' prenderà una piega bella, perché si stava trasformando in un bel game. Perché comunque sia, vabbè, adesso raga è una partita basic, cioè scendi, killi uno, quante volte succede. Però raga, io voglio avvertirvi di una cosa, per chi magari è nuovo nel canale, perché chi è già iscritto lo sa e mi conosce. Io ogni volta, raga, ogni cazzo di partita scendo e il mio primo obiettivo è fare tante uccisioni. Tu per tutta la partita cerco di superare il mio record. Quando feci il mio record, cioè 17 kill in solo, mi ricordo benissimo che avevo ben 10 uccisioni ed eravamo in 10. Quindi raga, cosa vuol dire? Che circa su le ultime 10 persone rimaste io me ne sono ucciso 7. Quindi ho totalizzato appunto le 17 kill. Quindi raga, cosa vuol dire? Che io quando arrivo tipo che siamo in 10, valorizzo le uccisioni che ho fatto e cerco di capire se più o meno posso battere il mio record di kill. Cioè nel senso, se arrivo che siamo in 10, io ho 12 kill, dico cavolo, posso battere il mio record di kill. Quindi raga, cosa succede? Cerco di impegnarmi più che posso. Io questa partita raga ve l'ho portata perché, oltre a che esserci un bug veramente brutto, che come ho già detto non so se è stato relativo al mio controller o era proprio un bug di Fortnite, appunto stavo cercando di battere come sempre il mio record di kills. E raga, devo dire che stavo andando anche piuttosto bene, perché ho preso una piega veramente buona la partita. Infatti raga, come potete vedere, vabbè, adesso ho 2 uccisioni, siamo in 53, vabbè, che non è una di quelle partite assurde. Cioè, per dirvi, l'altra volta raga avevo 11 uccisioni ed eravamo in 20. Cioè, questo per dirvi, cazzo, quanto avrei potuto battere il mio record di kills. Cioè, qualcosa di assurdo. Come vi ho già detto prima, quando avevo battuto il mio record di kill avevo 10 kill ed eravamo in 10. Quella volta, quella partita che vi ho detto poco fa, avevo 11 kill ed eravamo in 20. Quindi pensate quanta opportunità avevo di fare il mio record di kill. Anzi, potevo fare tranquillamente un 20 più, dato che raga sembrava quasi che tra di loro i nemici non si ammazzavano. Cioè, sembrava tutti che erano fermi, camperati, non lo so, sembrava una partita del genere. Comunque stranamente stavo utilizzando il lanciagranate, raga, un'arma che non utilizzo mai, però che ho visto che tanti pro player usano. Stavo cercando più o meno di capire il perché, però raga è comoda come cosa, se ci pensiamo. Un po', diciamocelo tra di noi, un po' cancer come arma. Difatti è per quello che non l'ho mai utilizzata, perché cioè mi immedesimavo nelle situazioni dei nemici. Però raga, cioè non è un torneo competitivo, cioè siamo contro gente random, quindi fuck, usiamola, tanto chi se ne frega. Quindi ho detto vabbè, spammiamo come non mai. Il lanciagranate raga è utile, ho detto sinceramente, perché le granate che spara sono belle piccole, quindi vedete posso spararle tranquillamente attraverso le finestre eccetera, cioè ci sta, non è male. Comunque me la stavo giocando anche bene bene questa partita, ho detto sinceramente, un po' un peccato. Comunque già potete vedere che ho 5 kill e siamo in 33. Cioè raga, quante volte succederà ciò? Però dico, era una buona partita. Adesso non so dirvi di preciso se per colpa del bug, cioè se magari sarei morto lo stesso anche senza il bug, non ve lo so dire, però guardate voi stessi. Adesso come potete vedere è passato un po' di tempo, siamo ancora in 27, quindi è buona buona come partita. Allora qua stavo cercando di analizzare la situazione, perché c'era uno sopra che spammava sto qua che si era chiuso in questo fortino. Allora io ho spammato con lanciagranate, ho detto ciao, vediamo se lo ammazziamo con questo lanciagranate. È entrata l'ultima granata, tac, e l'ho ucciso appunto con il lanciagranate. 6 kill, siamo in 25, raga, bella bella partita, dai, mi stavo fomentando, ho bello preso bene, ho detto dai dai, ce la si può fare a fare un bel gameplay da portare magari sul canale. Infatti ragazzi l'ho portato sul canale, però non come bel gameplay, ecco. Va bene, infatti qua era lo spammone che era da sopra, che aveva l'high ground, l'ho sciolto tranquillamente. E ora ragazzi, ora arriviamo a noi, qua vi volevo, vediamo insieme che cosa sta per succedere, guys. Allora,
Come potete vedere, ragazzi, c'era un Ranger teschio sotto di me, che sembrava abbastanza forte comunque sia. E cosa ho fatto? Vabbè, ho detto, beh, usiamo la fenditura portatile, pushiamolo, anche se comunque sia potevo anche evitare di utilizzarla, ma ho detto, oh, piuttosto che lasciarla per terra la utilizzo. Guardate, vabbè, qua è partito uno spam di Semtex, ho detto, vai, magari è un abete, lo faccio esplodere. Invece no, raga, non era scemo ed era bello forte. Guardate ora cosa succede, qua si va a formare una specie di building battle, però vabbè, come potete vedere c'era l'albero in mezzo alle palle, ha un po' rotto, diciamo, ha veramente un po' rotto, perché sennò gli sarei già entrato sulla schiena, perché come potete vedere era di schiena. Qua guardate ora, ho messo un falò, ho iniziato a spammarlo, addirittura a spammare l'L2 perché speravo che l'automira si, cioè la mira assistita si attaccasse. Qua gli sono riuscito a entrare con due hit da 36 blu, buono, cioè raga, gli ho tolto un totale di 72. Ho detto, cavolo, siamo pari di vita, siamo pari. Anche guardate, guardate ora, perché ho disconnesso il controller, perché guardate raga, non mi si gira più. Guardate, non mi si gira più la visuale, come se l'analogico destro non andasse più. Guardate, io non mi posso muovere, raga. Vedete che la mia visuale non si muove? Cioè, sono fermo, vedete? Io stavo costruendo perché ho detto, cavolo, mi devo riparare, niente. Sono morto così, ragazzi, bruttissima situazione. Vabbè che neanche sto tipo era scarso, anche lui aveva 7 kill. Però, raga, cioè, potete ben capire che ero in una situazione, diciamo, di vantaggio, perché era... sotto, cioè era sotto di me, raga, avevo l'high ground e lo stavo spammando per bene. Quindi non so con certezza se avrei vinto il fight o cosa. Però raga, come avete potuto vedere, non mi si muoveva più cioè più che altro la sensibilità di... non so come cazzo si chiama, raga. Comunque non mi si girava più il personaggio, cioè ero bloccato completamente. Questa cosa è strana, raga, devo dire che è veramente strana. Ci sono rimasto male, perché ho detto, cavolo, perché non mi si sta muovendo? Difatti ho scollegato il controller, l'ho ricollegato, niente raga, non si girava. Finita sta partita, vado in partita come niente raga, come se non fosse mai successo niente. Mi potevo girare tranquillamente ed era tutto perfetto. Io ci sono rimasto malissimo raga, ho detto cavolo, mi ha fatto perdere una partita con 7 kill ed eravamo ancora in parecchi perché non mi si girava. Cioè io ho pensato subito che era il controller, difatti raga l'ho quasi rotto, perché dalla rabbia ovviamente la prima cosa istintiva che viene quando uno si arrabbia è dargli o due cazzotti al controller o lanciarlo. Io in questo caso gli ho dato due cazzotti, però dico, cioè ho quasi rotto il controller per colpa di sto bug che non si è più manifestato. Magari perché anche c'è stato l'aggiornamento, perché come ben sapete ieri c'è stato l'aggiornamento che ha tolto lo schieramento dei deltaplani, ha aggiunto la torretta eccetera, quindi magari era un bug che è già stato patchato. Però raga, non lo so, può essere stato un malfunzionamento del controller. Io so solo che com'è possibile che appena sono morto, sono andato in un'altra partita, mi si muoveva mi si muoveva tranquillamente la visuale. Cioè, capito? È un po' strano, io ci sono rimasto male. L'avete visto anche con i vostri occhi, raga, non mi si ruotava. Infatti sono subito schizzato male, ho iniziato a disconnettere il controller, l'ho ricollegato, niente, non girava. Come sono morto, sono entrato in un'altra partita, si muoveva, raga. Cioè, è assurdo, è veramente assurdo. Fatemi sapere la vostra nei commenti, perché è un bug abbastanza strano. Può essere che sia stato, cioè può essere che sia capitato anche a qualcheduno di voi. Fatemi sapere se in questo caso era il pad che era impazzito o era proprio un bug di Fortnite, sempre se vi è successo anche a voi. E raga, come ben sapete cerco sempre di riportare i bug, i vari problemi, per cercare di capire anche tramite voi se è un bug effettivamente del controller, oppure appunto di Fortnite. Cioè cerco di capire più o meno queste cose. E niente raga, io spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, tanti like di supporto, perché ho buttato una partita abbastanza carina nel cesso. Però la cosa che mi dà rabbia, mi dà fastidio, che non è stata colpa mia. Purtroppo non mi si muoveva più la sensibilità di movimento di dove guardiamo, ecco. Quindi niente raga, qui è tutto da Rampage Anomaly. Ci si becca con dei prossimi video. Bello.